Stefano, partita ripresa, ma ancora una partita che in casa il Brescia non ha saputo sviluppare come avrebbe voluto e come ultimamente purtroppo ci hanno abituati a vedere. Sì, purtroppo anche oggi siamo partiti forse con poco coraggio, perché loro sono partiti molto forte, giocavano molto sulle seconde palle e a ripartire quando non avevano la possibilità. Noi siamo usciti bene dopo quel quarto d'ora, 20 minuti, che abbiamo sfruttato bene il cambio di gioco e siamo arrivati spesso davanti alla porta. Poi ci è mancato l'ultimo passaggio, il tiro, qualche cross fatto meglio. E quindi dobbiamo migliorare l'atteggiamento iniziale per affrontare queste partite. C'è un blocco mentale secondo te, visto che c'è anche un problema di approccio, cioè forse dire tabù, riga monti, non si vince a riga monti, si vince solo fuori. Non saprei dire, so solo che noi dovremmo sfruttare il fatto di avere i nostri tifosi qua, perché sono l'uomo in più. E quindi noi dovremmo giocare su questo fatto, essere molto più carichi rispetto all'altra squadra. Dobbiamo lavorare su questo e cercare di fare meglio come stiamo facendo fuori casa. Se poi anche oggi mi ha messo un po' la difficoltà ad arrivare in porta, perché di fatto è arrivato quel pallone e basta, per una squadra che ha un potenziale così, oggi gioca tanto in orizzontale, poi c'è stata quella difesa, non fa troppa fatica questa squadra ad arrivare in porta. Quello purtroppo dipende da partita a partita, cioè, ci sono partite dove riusciamo a sfruttare meglio gli spazi e le caratteristiche dei nostri giocatori. Oggi abbiamo fatto abbastanza bene il primo tempo, però come ho detto ci manca sempre da mettere qualcosa in più nell'ultimo passaggio, nel cross, in qualche conclusione, perché lì dobbiamo migliorare tanto perché le qualità le abbiamo, giocatori forti che possono fare la differenza, quindi questo dobbiamo lavorare su questo. Hai parlato di approccio prima, dobbiamo cambiare l'approccio mentale, è vero, perché effettivamente se andiamo a vedere tutti gli approcci alle gare delle ultime aver fatto in casa non sono stati esattamente gli approcci fatti, visti a Ferrara, visti a Parma, qui invece è partito a mille, in quel caso gli avversari erano proprio quelli scarsi, per dire là l'avversario era decisamente più abbordabile rispetto a noi, oltretutto ci si vede una squadra che gioca e quindi gli spazi comunque corre molto, però ci potevano essere. Il discorso dell'approccio dalla partita non è più un discorso di come l'avversario approccia, perché anche il mister l'altra volta aveva detto dipende come approcciano anche gli avversari, però è proprio il Brescia che parte meglio adesso. Quello non saprei spiegare bene, quello che vedo è che tutte le squadre che vengono qua partono sempre fortissimo e noi lo sappiamo perché giustamente ci devono mettere in difficoltà, solo che a noi manca sempre quel passo in più di partire molto più forte degli altri e sfruttare il fatto che giochiamo in casa. Perché fuori casa l'ultima partita, anche quella prima, siamo partiti forti, andavamo a prendere nella loro area, non li facevamo giocare e dobbiamo essere bravi a farlo anche in casa nostra. Stefano, sei il giocatore della squadra che ha il rapporto minuti giocati gol migliore. Tu sei uno che nella tua carriera, insomma, i gol ne hai sempre segnati, ma non così tanti. Può essere davvero l'anno buono per arrivare in doppia cifra anche in Serie B, oppure te la giro. C'è bisogno che uno degli attaccanti arrivi in doppia cifra, c'è bisogno dell'attaccante da 10, 15, magari anche 20 gol. Quello, beh, se c'è un attaccante che fa tutti quei gol, ben venga, nel senso che molto spesso le squadre che salgono hanno sempre un bomber che fa tutti quei gol. Io non lo sono mai stato, anche perché ho giocato spesso in altre posizioni, da punta vera ci ho giocato poco. Quest'anno il mister mi sta sfruttando come prima punta e sono più vicino alla porta, riesco a sfruttare meglio i cross, diciamo la mia qualità migliore, quindi spero di continuare così. Stiamo sul gol della palla di Paier. Sei tu che hai fatto quel passo per anticipare Castrati, lui che ha fatto l'altro gol. Non l'hai visto? Non lo so, pare che di qua Non non l'hai vedo visto? No, niente. non lo so. L'avete visto lui che stava arrivando? No, più che altro
nei gol che ho già fatto ho notato sempre un passo falso del portiere che pensava che la palla non arrivasse, cioè che non la prendessi, invece ci sono arrivato quasi sempre. E cosa non so, credo un errore di valutazione del portiere. Io cerco di mettermi davanti perché con la mia statura e il mio salto riesco o a spizzare la palla o comunque anticipare il portiere in uscita. Quindi cerco di mettermi sempre in quella posizione. Ecco, come quanto è difficile però rimanere lucido con tutte le botte che prendi, perché tu giochi unica punta, sono tramoni e le rischie o sono larghi o sono bassi, però non è che fanno le punte. Cioè, fare parto devi essere anche lucido. Sì, è difficile. Infatti uno dei miei difetti anche degli anni passati era che sfruttavo molto la mia corsa anche per difendere e poi rimanevo poco lucido in fase conclusiva. Adesso, oggi sapevo che l'unico modo era sfruttare l'unica palla buona che arrivava dentro l'area e meno male sono riuscito a farlo, perché sapevo che dovevo uscire dal campo perché ero anche lì parecchio stanco perché avevo dato quasi tutto. Stavi uscendo, no? Lo sapevi che toccava? Immaginavo, nel senso, perché come ho detto avevo dato tutto e però sono stato bravo a crederci fino alla fine. Grazie. Che ti hanno procurato qualche problema di No, no, era solo a livello di stanchezza, nessun problema. No, no. Grazie. Grazie.